Artista cinematografico, artista del varieté, danza, disegno, frequentatore del bal cabaret, conquistatore di donne a getto continuo, uomo che emana fascino. È una satira efferata al bel attore fotogenico, a franco, compunto, vuoto, senza orrore di se stesso. Sono un creatore, un inventore, vengo da una famiglia di creatori, di inventori. Mia sorella Lina è una creatrice, tutti lo sanno, Creolina. Questa cosuccia qui è una mia invenzione, eh? Non ho neanche fatta brevettare di dominio pubblico, altri avrebbe fatto scrivere Mad Investore. Mio padre ha inventato la macchina per tagliare il burro, pezzettino di legno con un filo di ferro. Poi è arrivato un altro e ha fatto solo il filo, ha inventato la macchina per tagliare la polenta. Poi è arrivato un terzo, un certo Marconi, ha fatto tutto senza fini. Tutti dobbiamo pur dire. Mia madre studiava economia, aveva il senso del calcolo sviluppato fino alla genialità. Figuratevi, io mi chiamo Gastone, lei mi chiamava Tone, Tone, per risparmiare il gas. Anche gli amici, le amiche mi chiamano tutte Tone, mi vogliono bene, mi si mangerebbero con il pane, panettone. Il mio cugino ha inventato una macchina contro le zanzare, e un aggeggino si mette fuori dalla finestra, fa pss, pss. La zanzara, sentendo fare pss, pss, crede che sia il zanzaro, esce fuori dalla finestra, si profitta di quel momento. L'altro mio cugino ha trovato uno specifico contro le cimici, è un elisir, un bottiglino, si prende la cimice per un'orecchia,
le si pone un ginocchio sullo stomaco e la si costringe ad ingurgitare il prodotto. Se dopo un'ora e un quarto l'insetto non defunge, ripetere l'operazione. L'altro mio parente ha trovato ritrovato contro i baccherozzoli, contro gli scarafaggi. È un composto di sapone, zucchero e polvere di marmo. Il baccherozzolo va per mangiare lo zucchero, scivola sul sapone, batte la testa sulla polvere di marmo. A me mi ha rovinato la guerra. Se non c'era la guerra a quest'ora stava a Bocotà. I boccotini vanno pazzi per me. I famosi boccotini alla matriciana. Come musicista dovevo andare a Bocotà, dovevo musicare l'orario delle ferrovie. E poi sono grande anche nella dizione, sono il fine dicitore, il cantante aristocratico. Adesso vi faccio sentire tutto il succo del mio ingegno in questo saggio della mia dizione. Io non ci tengo, né ci tesi mai, però ascoltate bene questo mio soliloquio così denso di pensiero. Non fermarsi alla superficie, ascoltare bene quello che c'è dentro, quello che c'è sotto. È il mio motto, sempre più dentro, sempre più sotto. Se l'ipotefosi del sentimento personale, prostergando i prolegomeni della subcoscienza, fosse capace di reintegrare il proprio subiettivismo alla genesi delle concomitanze, allora io rappresenterei l'autofrasi della sintomatica contemporanea, che non sarebbe altro che la trasmificazione sopolomaniaca. Che bel talento, ma io non ci tengo né ci tesi mai. Sono molto ricercato anche perché porto molto bene il frac. Io sono nato col frac. Anzi, quando sono nato mia madre mica mi ha messo le fasce. Ma che un fracchettino. Camminavo per casa, sembrava una cornacchia. Thank you.